apriamo il dibattito, che chi vuole alza la mano, per i presenti magari dice anche il nome, eventualmente la qualifica. Prego. Antonio Perucci, vice segretario generale dell'autorità per le comunicazioni. Molto interessante, già un'altra volta, 2 anni fa abbiamo parlato di App Economy, anche con delle indicazioni quantitative che tra l'altro sono in linea con quanto diceva l'onorevole Paxia prima. Io credo che siano utili 2 premesse molto rapide. Primo, stiamo ragionando di un ecosistema e quindi siccome trattasi di un ecosistema oggi ci appassioniamo alle app, dopodiché giustamente lei dice dopodomani ci saranno, parleremo di robot, di intelligenza artificiale, ma no, c'è il tema della big analytics. Allora dobbiamo assumere che siamo in una situazione complessa che anche gli studi fanno difficoltà a mettere a fuoco, in cui c'è sostanzialmente l'economia delle apps, che è un fenomeno che magari lei diceva tra 10 anni, io me ne sono occupato 3 anni fa, sta crescendo, ma è probabile che tra 5-6 anni sia un dato dal punto di vista macroeconomico poco interessante anche per gli impatti occupazionali. Se siamo nell'ambito di un ecosistema bisogna avere un approccio di sistema. Non lo possiamo chiedere alle imprese. E quindi, mettendoci l'anima in pace, anche i giganti, i GAFA, i diversi acronimi, loro hanno una visione aziendale legittima, sovranazionale, fondamentalmente internazionale. Lo possiamo chiedere alle istituzioni. E qui, dico a Valeria, io sono sereno sul fatto che ci sia una dialettica all'interno delle istituzioni comunitarie, perché questa non riflette altro che la dialettica che c'è nei paesi, che è la dialettica che c'è. Andare sulla stampa quotidiana ci andiamo tutti, anche quella internazionale. Io da un paio d'anni osservo sul Financial Times, l'Eseguo oggi, c'è un articolo di un economista prestigioso, Kenneth Rogoff, sulla necessità di regolare gli overbetto. È un dibattito che ci porteremo dietro e quindi serve poco avere un atteggiamento, ascoltare le aziende è importante, ascoltare i consumatori, dopodiché sono le istituzioni che devono oggettivamente affrontare il tema di come garantire concorrenza, innovazione, ma come garantire anche un equilibrio che sta parlando delle grandi aree, dove se si parla a questo punto di uno degli elementi fondamentali dell'intelligenza artificiale, c'è chiaramente una competizione da una parte gli Stati Uniti, dall'altra la Cina. Il Giappone, ho avuto modo di assistere a un seminario molto interessante, non è così in ritardo come si immagina, e quindi uno guarda alla Commissione Europea. Bene, se guardiamo la Commissione Europea, quindi non ci aspettiamo cose clamorose dal Digital Single Market. Digital Single Market sono 16 linee di azione, ma ha una logica verticale. Quindi alla fine è stata molto interessante una conferenza a Bruxelles, si è accesa la lampadina, basta con l'idea di ragionare per cane d'organo. Televisione, telecomunicazioni e quant'altro, poste per quelle. No, dobbiamo ragionare in termini orizzontali. Quindi ragionare per esempio di un'autorità che si occupa del digitale, un'istituzione che si occupa del digitale, e ancora invece i corpus disciplinari di televisione e telecomunicazione sono abbastanza, diciamo, distinti. E comunque, e qui c'è il passaggio, non hanno quel carattere, questa è un'opinione personalissima che non impegna l'autorità di cui faccio parte, anche se posizione del Presidente e alcuni commissari vanno in questa direzione, parlano di una regolazione 2.0. La posizione è queste discipline sono assolutamente interessanti nella loro evoluzione per un processo di mediazione 28 paesi, c'è una logica di continuità, cioè noi ancora abbiamo una buona parte di regolazione che affonda le radici in direttive, lo sapete, TV senza frontiere, stiamo parlando della seconda metà degli anni 80, le direttive nel settore delle comunicazioni sono del 1990. Dov'è il gap che si è creato anche culturalmente interessante? La tecnologia del digitale è disruptive, gli impatti sul mercato sono disruptive, assetti di mercato, grado di concorrenza, forme di duopolio, diciamo, molto concorrenziale, una fattispecie che nei testi di Magro si trova poco, ma comunque anche questa può essere interessante. Si arriva alle norme, al corpo normativo, e c'è una logica di continuità, non c'è l'elemento disruptive. E questo non c'è nel Digital Single Market. Quindi se abbiamo delle aspettative, cosa ha messo in piedi, ad esempio in materia di
conversando con l'ex segretario generale Roberto Viola, che adesso è direttore della Commissione Europea, dice: ma guarda che abbiamo fatto una cosa molto interessante sulla strategia per l'intelligenza artificiale, ma è uno sforzo che va nella direzione di quello che diceva l'onorevole Moro, cioè investire dei denari. Ma se uno va a vedere lo sforzo che fa la Commissione Europea e si va a leggere le carte di due paesi che hanno prodotto, la Camera dei Lord in Inghilterra cosa ha fatto con l'intelligenza artificiale, e per altro verso vede cosa ha fatto Macron affidando a Cédric Villani, matematico, il compito di fare in 6 mesi una strategia, si rende conto che i paesi, due paesi abbastanza importanti, sono consapevoli che non c'è una possibilità che nei prossimi anni ci sia anche un approccio, non dico regolamentare, ma quali sono le policy implication di quello di cui stiamo parlando. Finisco per dire, secondo me, dove sta il punto veramente curioso e che non può affrontare né una singola intelligenza, anche se artificiale. Noi abbiamo una logica di disciplina delle infrastrutture, quindi cioè, a volte ci riempiamo un po' la bocca dei regolatori, ma non solo. Abbiamo l'avvento delle reti FTTH, reti di nuova generazione fisse e le magnifiche software progressive del 5G. Assolutamente tutto vero. Poi facciamo un salto e andiamo al mondo dei servizi, infrastrutture dei servizi, e parliamo internet delle cose, internet del tutto, sharing economy, quello che volete, no? Quindi evoluzione dei servizi tradizionali, ma anche una pletora di nuovi servizi. In mezzo, non vuoi fare questa citazione, il mondo di mezzo è quello più complicato, perché lì ci sono delle buzzword che io per primo uso certe volte con queste modalità e che invece vanno legate tra loro. Big data, abbiamo fatto un'indagine conoscitiva, siamo ai primi step con i colleghi dell'antitrust e della privacy, e c'è sul nostro sito il primo interim report nostro, come c'è anche quello della colleghi dell'antitrust. A parte scontrarsi sul fatto essential facility sì, essential facility no, ma diventa una questione interessante e meriterebbe un seminario. Data analytics, algoritmi, intelligenza artificiale, mi fermo perché la robotica è invece il terreno su cui stanno muovendo in Giappone. Intelligenza artificiale e robotica, e dicono venite a vedere le Olimpiadi nel 2020, e loro vanno avanti, per ricollegarmi a quello che dicevi tu inizialmente, loro parlano ormai di società, non economia, 5.0, vabbè poi fosse sufficiente dire noi parliamo 6.0, abbiamo vinto. Quindi la situazione è intanto capire a livello normativo, cioè qual è lo spazio per un intervento che non soffochi l'innovazione sicuramente, che promuova la competizione però, quindi il problema che Rogoff sottolinea oggi che tanti altri, nascono pure piccole aziende, ma rapidamente vengono acquisite e quindi uno dovrebbe seguire, abbiamo qui i rappresentanti di Google, le decisioni assunte su Google che hanno portato a due merger di un certo rilievo e hanno indubbiamente rafforzato quell'operatore. Essendo laici, cioè senza avere un atteggiamento che necessariamente va prevista una regolazione perché l'antitrust non è sufficiente, ma io ritengo che non solo la disciplina antitrust, passato qualche anno fa degli anni in antitrust e so che non è gradito dai miei colleghi in antitrust, ma la regolazione sicuramente, ma la legislazione primaria, devono porsi il problema, no, di come affrontare il tema. Se c'è un ecosistema c'è chiaramente un'orizzontalità. E quindi cominciamo a dire noi come autorità, poi c'è una logica di conservazione anche delle amministrazioni, che bisogna cominciare a pensare a un'autorità per il digitale, un'autorità che quindi abbia più un carattere di orizzontalità che rimanere fermi all'evoluzione pur necessitata di due pilastri su cui abbiamo lavorato molto in questi anni, le regole per le telco e le regole per il broadcast. Quindi questo chi meglio di voi può accogliere, diciamo, questo segnale, questa esigenza, e quindi immaginare che sia il Parlamento a promuovere una riflessione, senza parlare qui degli assetti delle diverse amministrazioni. Quello che conta non è l'assetto delle diverse autorità amministrative indipendenti, ma avere una, con riferimento certo alla Commissione Europea, ma sapendo quello che può avvenire e quello che non può avvenire ad oggi alla Commissione Europea, una strategia nazionale per il digitale che affronti proprio il tema di quali regole, quali strumenti, quali sono, diciamo, le implicazioni di norme. Grazie. Grazie davvero, un lucidissimo intervento che poi ci aprirebbe altri versanti su il regolatore, chi è il regolatore, qual è la sovranità del regolatore, qual è la ricaduta degli interessi economici su questa sovranità,
il mercato può essere disciplinato quando a livello poi di giurisdizione c'è uno spezzatino a livello intanto europeo ma globale, e quindi poi gli interessi possono anche essere disciplinati con delle convenzioni, ma se poi non c'è il luogo della giurisdizione è difficilissimo capire fino a che punto viene attuato quell'interesse. Quindi è una mappatura che richiederebbe anche una riflessione che in primis i parlamentari dovrebbero fare a livello di assetto, io direi anche costituzionale, perché qui c'è sempre un vulnus delle authorities che non sono entrate dalla porta nella Costituzione, sono richiamate quanto a funzioni, sì, con l'aggancio europeo, ma manca un capitolo dedicato alle authorities, che invece oggi sono le uniche in grado da fare match tra legislazione, diciamo, ordinaria, mercato, interessi economici, perché non lo fa il legislatore, non lo fa la magistratura ordinaria, però se non si trova un quadro costituzionale, questo sarebbe un bellissimo programma sia per i 5 Stelle che sono al governo, sia il PD che l'opposizione, ma che in passato ha cercato di avanzare una riforma dell'autorità di regolazione. Ricordo quel lavoro di Giulio Napolitano sotto Enrico Letta nel 96, che però poi si è fermato, anche perché poi non è facile, no, mettere insieme gli interessi delle autorità. Chi altri? Prego. Buongiorno. Io sono un collega di Morra e Paxia, sono un deputato del Movimento 5 Stelle, anche nella Commissione Attività Produttive, ma sono al tempo stesso anche uno start-up che ha creato una start-up il cui business è basato per lo più sulle apps. E quindi conosco da dentro questo mondo e ora ho iniziato a conoscere quello della politica. E quindi pongo due questioni. La prima, quanto la classe politica, e includo anche le authority, conoscono il mondo tecnologico di cui stiamo parlando? Si parla sempre di buzzwords, come diceva la persona che ha fatto l'intervento. Non so più il suo nome, ci scambiamo meno. Perrucci, lei? Rizzone. Okay. Quanto si parli e quanto si faccia? Quanto ci sia conoscenza tecnica anche di quello che avviene in un mondo così in evoluzione? E questa è anche un'autocritica. Io sono entrato, ho visto che comunque questa nuova infornata trasversale, non solo del Movimento 5 Stelle, possa portare nuova linfa, nuove energie anche su temi come quelli dell'innovazione. Però serve spesso fare meno convegni e più azioni concrete anche di confronto con gli operatori del settore. E la seconda questione che pongo, visto che c'è anche qualche esponente di Google, è ci siamo mai posti il problema del duopolio e dello strapotere che le piattaforme di distribuzione hanno nei confronti degli sviluppatori? Perché? Perché c'è un problema, lo sviluppatore si ritrova con Google o con Apple, in particolare con Google, ad avere come fornitore della piattaforma Google, come fornitore dei servizi pubblicitari Google stesso, possibile censore della propria app Google stesso e come gestore dell'algoritmo di ranking Google stesso. Quindi fino a che punto lo Stato e le autorità e l'Unione Europea sono in grado di comprendere e poi regolare questi meccanismi che sono frutto di una competizione di mercato che ha premiato l'azienda migliore, forse le aziende migliori, ma come si può tutelare anche l'impresa, nel senso che si possa favorire la creazione di nuovi business nell'app economy senza che questi vengano schiacciati da un player molto grande che ovviamente nelle proprie regole dice di essere ovviamente imparziale, ma di fatto potrebbe non esserlo nel momento in cui tra l'altro sulle app che hanno acquisti in app prende un 33% di commissioni senza però fare una vendita attiva, nel senso che sì, gestisce tutto il sistema di pagamenti, ma non è che svolge un ruolo commerciale come fa un'azienda tradizionale. Quindi sono un po' delle provocazioni. La Vodafone e TIM prendevano il 70. E non è una scusa. No, cioè, voglio dire. Cioè. Quindi lancio questi due messaggi. Grazie, grazie molto. Intervento. Poi tocca a questi di Google qui presenti, poi prendano la parola. Altrimenti... Qualcuno lo conosce. C'è Andrea che si è nascosto. Ecco, meno male, Andrea. Allora, però c'era Augusto Preta. Qui non ci sono i consumatori che dicono nulla, eh? Io mi aspetto. Prego, prego. No, io volevo un po' riprendere l'intervento introduttivo di Valeria e poi anche raccordarmi a un paio di questioni poste sul tema di qual è lo scopo di tutto questo. Cioè, nel senso che noi ragioniamo su la regolazione, dobbiamo anche avere in mente qual è l'obiettivo finale, non semplicemente
semplicemente avere una bella regolazione, ma avere un risultato che in qualche modo soddisfi, diciamo, alcune esigenze. Allora, gli obiettivi possono essere quelli più premianti, come ricordava Valeria, il benessere del consumatore, che passa attraverso, diciamo, questo costi-benefici legati al discorso da un lato innovazione e dall'altro concorrenza. Mi pare che poi il dibattito sia in commissione che in tutte le altre luoghi dove questo dibattito si sta tenendo, più che altro si muove su questa, su queste linee direttrici, a seconda di cui uno piace una gamba piuttosto che l'altra, poi, diciamo, privilegia un profilo piuttosto che il secondo. Secondo me, diciamo, quello che ancora le istituzioni fanno fatica a comprendere in termini economici, mi pare che anche i politici che hanno parlato l'hanno messo giustamente in evidenza, è la forza distruttrice del digitale. Cioè, quando noi parliamo fondamentalmente di app economy, ma anche quando parliamo, penso, di video on demand, fatto un rapporto, quindi so insomma di cosa sto parlando, noi stiamo parlando di qualcosa che prima non c'era e che in 5 anni, 6 anni, pensate che Netflix è arrivato in Europa nel 2015, si parlava di un'app economy che 10 anni fa non c'era, stiamo parlando di un operatore come Google che diciamo ha una durata di vita molto limitata, no? Nel tempo, cioè, nel senso, mi auguro che possa continuare, però che il passato è molto ridotto. Però, quindi, detto tutto questo e arrivando, diciamo, a una conclusione, allora, l'impressione, secondo me, che anche le autorità, oltre che, diciamo, chi oggi opera come legge primaria, si deve porre proprio l'obiettivo di capire qual è, diciamo, ciò a cui noi dobbiamo andare avanti, cioè nel senso che è evidente che quello che abbiamo detto metterà in crisi le banche, perché è stato detto all'inizio, metterà in crisi la televisione tradizionale, metterà in crisi, diciamo, le telecom che continueranno ad operare nello stesso modo con cui hanno operato prima, però tutto questo non avviene, diciamo, nella logica di come dire, del cattivo che toglie il pane agli altri operatori, ma di un soggetto che utilizza al meglio, o di soggetti che utilizzano al meglio le opportunità che il mercato e internet in qualche modo gli ha determinato, e lo fanno, diciamo, in una maniera tale per cui il consumatore alla fine decide di andare, diciamo, in un posto piuttosto che in altro. Ecco, io vorrei evitare che per, non so, salvaguardare operatori già esistenti ma che non hanno avuto la forza di innovare in passato, o per garantire, diciamo, una concorrenza tra concorrenti, che non è invece una concorrenza per il mercato, si finisca in qualche modo per, come dire, cercare di mantenere le posizioni, quindi allungare i tempi di questi processi di innovazione, e non dare, diciamo, a chi in queste aree, in questi paesi, chissà l'Italia, ma molto presumibilmente l'Europa, perché la dimensione, quella nazionale, ormai non è più in grado di rispondere a queste sfide, poi si ponga invece nelle condizioni di voler entrare in questi mercati e aggressivamente magari porsi, diciamo, in concorrenza con gli stessi. E quindi da questo punto di vista mi pare che diciamo, una chiave di lettura importante non sia soltanto, diciamo, la conservazione dell'esistente o il mantenimento, diciamo, di campioni nazionali che ci possano garantire, come dire, di rimanere il più a lungo possibile in un mercato che sta cambiando, quanto quello di trovare, se possibile, dei campioni nazionali e europei che entrino decisamente con le stesse dinamiche, con le stesse capacità, come dire, di soddisfare il consumatore, di come lo hanno fatto, diciamo, gli operatori che in altri contesti sono riusciti a fare questo. Questo era soltanto. Grazie Augusto. Tu hai comodato una parola non innocente, benessere. Noi adesso, anzi, chi frequenta l'università, stiamo per mettere in gazzetta ufficiale un dottorato di ricerca sul benessere con 8 borse, dove dentro c'è diritto, c'è economia, c'è psicologia,
storia, e perché benessere, stare bene è una parola che dietro ci possono essere tanti ideali e anche tante ideologie. Allora certe volte è bene capirsi su cos'è il benessere davvero per il consumatore cittadino, cioè se avere una risposta immediata a tutto o se quella risposta corrisponde davvero a ciò che di più intimo, più profondo ha quell'utente cittadino, che non è la stessa cosa. E questa forse sfugge un po' al dibattito attuale, questa definizione del benessere. Raccogliamo tutto e poi, invece di fare le conclusioni io, chiederei poi ai parlamentari di farle loro, anche perché è più corretto che siano poi coloro che proprio per mestiere un po' fanno le sintesi sugli interessi. Quindi raccogliamo tutti gli interventi e poi lasciamo le conclusioni finali dei nostri due ospiti. Chi altro? Prego. Vabbè, andiamo in ordine a questo punto. E poi c'era sempre il nostro Andrea Stazzi. Sì. Disco Comandini, io mi sono occupato, volevo fare un piccolo intervento, diciamo, come dire, a complemento delle cose che sono state dette, sulla necessità di in qualche modo rivedere in modo orizzontale quelli che sono i settori visti verticalmente. Mi sono occupato da tanti anni, mi occupo di servizi postali e di e-commerce, anche di digitalizzazione, e vedo come, sto osservando come questo fatto dell'economia, delle app economy e dell'e-commerce sta creando, oltre una profonda diciamo disruption di tutta l'industria postale, ma anche mettendo in crisi il sistema di regolazione così come abbiamo conosciuto. Siccome gli operatori postali in tutta Europa, ciascuno nel quello nazionale, è l'azienda in genere più grande del paese, Poste in Italia, USPS in America e tutti gli altri operatori, la loro capacità ancora di influenzare la politica con gli interessi di cui sono portatori può entrare in feroce conflitto con questa necessità di rivedere le cose dal punto di vista orizzontale. Faccio un esempio: nell'e-commerce, diciamo nella regolazione postale, le lettere, esisteva un'unica catena del valore e la lettera era la lettera nel momento in cui veniva creata e imbustata. Da quel momento in poi c'era una sequenza di attività a cui corrispondeva, a seconda del tipo di mercato eccetera, un'unica visione. La stessa cosa valeva per i pacchi. Adesso è completamente cambiato. L'avvento dell'e-commerce rende tutto molto più complesso, molto meno evidente. Si tratta di mercati multiversanti. Faccio l'esempio: quando è che un pacco è postale? Non c'è modo per definirlo in modo oggettivo, perché probabilmente può partire da un ordine fatto da un'app, poi viene smistato e creato in un centro logistico. È postale quello? Oppure diventa postale nel momento in cui viene consegnato a un soggetto che lo trasporta? Anche lì non è chiaro, così come non è chiaro che cosa sia postale o non postale. È postale se c'è un trasferimento di merce dal magazzino al negozio, o è postale soltanto se arriva? Allora il rischio è, come la definisco io, la bulimia regolatoria, e questo non vale solo in Italia, è anche a livello europeo, perché ovviamente i tradizionalisti postali, come i modelli dei frattali, vedono che tutto diventa postale, un terzo dell'economia va regolata secondo i criteri postali, secondo loro. Amazon, questi grandi portali hanno un potere di mercato tale, legato al fatto che hanno volumi talmente grandi che rendono irresistibile per qualunque operatore, pubblico, privato, nazionale, internazionale, impossibile rifiutare i volumi che li consegnano. E allora, di fronte a questa perdita di potere, c'è questo rischio di chiusura. Io vedo il settore postale a serio rischio, non solo perché le lettere non vengono più portate per la digitalizzazione e l'e-substitution, ma soprattutto per questa, una reazione burocratica a questo. E io vorrei che le forze politiche facessero particolare attenzione a studiare un modello orizzontale in cui non ci sia questa ossessione di capire se è postale o no. Manuela Passia ha chiesto di parlare perché dovrà allontanarsi un po' prima della fine del... Sì,
Sì, mi dispiace, devo scappare. Volevo ringraziarvi per l'invito. Mi porto in Parlamento degli spunti di riflessione, quindi sicuramente questi incontri sono estremamente utili. Per chiudere, al collega Morro volevo dire sì, è vero, in Italia siamo molto indietro col digitale, perché molto probabilmente la legislatura precedente non ha valorizzato quelli che potevano essere gli investimenti nel digitale. Noi, parte del nostro programma spinge tutto sull'innovazione tecnologica, internet delle cose, e questo è in linea perfetta con quello che diceva Presidente, in quanto noi crediamo che davvero sia tutto un ecosistema, quindi non si può parlare di innovazione se non si parla di infrastrutture tecnologiche, dove viaggia l'innovazione, e questi saranno i nostri sforzi. Non ci vogliamo certamente allontanare dalle direttive e da una regolamentazione europea che noi riteniamo necessaria, ma certamente ci mettiamo in allarme quando vediamo non tutelati alcuni diritti fondamentali che internet ci ha garantito fino ad oggi. Internet ha avuto questo grande sviluppo perché è una piattaforma aperta di condivisione, per cui noi certamente miriamo a che ci sia una regolamentazione e una legislatura che possa anche a livello europeo, ma certamente non siamo soltanto noi del Movimento 5 Stelle a esserci messi in allarme in alcune situazioni, proprio quella sul copyright. Non siamo solo noi, abbiamo i più grandi, il fondatore di internet, Wikipedia, è stato 5 in questi giorni, non ha pubblicato i contenuti per lo sciopero proprio in merito alla direttiva sul copyright. Quindi attenzione, che noi diciamo non siamo contro l'Europa, ma vigiliamo anche relativamente alla regolamentazione, di volta in volta cerchiamo di tutelare gli interessi del nostro paese. Grazie a tutti, vi scuso per grazie, scappare. Grazie davvero. Grazie. Allora, qui c'erano Ferronuzzi, Gianaleghi, non so se intanto però Andrea Stazzi vuole intervenire, visto che è stato evocato. Prego. Quando volete. Grazie. Grazie. Qui nel retrovia, perché non pensavo di intervenire, si è parlato a più riprese di Google, quindi mi fermo a qualche parola generale. La domanda di fondo che credo sarebbe importante porsi è proprio relativa al concetto di benessere, perché è chiaro lo sforzo delle istituzioni sia a livello europeo sia a livello italiano di occuparsi di tutta una serie di questioni che sorgono dall'innovazione impressionante a cui stiamo assistendo, che hanno richiamato ampiamente gli interventi dei parlamentari, è chiaro l'intento di occuparsi delle regole in alcuni casi, ma questo l'hanno detto in particolare l'onorevole Smor, c'è un forte gap invece a pensare, come mi è capitato invece di ascoltare moltissimo in Asia, a quanto bisogna adottare politiche che favoriscano queste innovazioni. La Francia, il Regno Unito stanno già muovendosi rapidamente sul fronte dell'intelligenza artificiale, l'Italia è indietro. Quindi il focus secondo me dovrebbe essere l'innovazione da una parte e il benessere del consumatore dall'altra. Si è parlato del caso di Android. Ecco, nel caso di Android, che poi insomma, si è anche l'onorevole Rizzone richiamava la questione dei rapporti con gli sviluppatori. Ora, il caso di Android è un esempio, la Commissione se ne sta occupando da tempo, leggiamo che potrebbe arrivare una decisione a breve, lì il punto è quali sono gli effetti della piattaforma Android sull'ecosistema, cioè e di una decisione negativa sanzionatoria nei confronti di Android sull'ecosistema, a chi diciamo porta benefici e a chi porta danni l'ecosistema di Android, che è una piattaforma aperta che ha delle relazioni contrattuali con gli sviluppatori certamente, ma insieme alle relazioni contrattuali con gli sviluppatori permette, è una piattaforma abilitante, formidabile, aperta, interoperabile, che dà la possibilità
di costruirci sopra a chiunque e di fornire una serie di servizi che, come è stato ricordato prima, usiamo tutti i giorni. Allora, importante pensare al fronte delle regole, però non perdere di vista allo stesso tempo, anche stando dietro a facili parallelismi come quello col caso Microsoft, che francamente è un altro mondo sia dal punto di vista temporale e tecnologico sia dal punto di vista della fattispecie sostanziale, perché lì stavamo parlando di un caso, come insomma evidenziato la stessa commissione, di bundling sostanzialmente, di una assenza di scelta di fatto da parte dei consumatori. Qui stiamo parlando di un ecosistema, di un insieme di app che Google mette a disposizione per evitare la frammentazione di un pacchetto di offerta che è completa, che è il massimo possibile per i consumatori. Poi chi produce il telefono può o meno installare tutta quanta la piattaforma, il consumatore può o meno utilizzare quelle app, le può disinstallare, può fare quello che vuole, tant'è vero che anche lo studio del Parlamento europeo lo dimostra di pochi giorni fa, che i consumatori europei insomma, dei mondi avanzati come il nostro, hanno in media addirittura 90-100 app, dice il Parlamento europeo, installate sul telefono. Quindi l'ottica appunto legata agli effetti delle azioni che si vanno ad adottare, mentre è fondamentale adottare azioni come quella sull'intelligenza artificiale prima di perdere l'ennesimo treno per questo paese, è importante porsi il problema, come diceva Antonio Perrucci, di quali debbano essere le regole associate a questi nuovi fronti. Ma è troppo semplice andare a prendere il più grande, il più di successo e cercare insomma di individuare delle, perché altrimenti i danni che si fanno non sono tanto a quel soggetto, ma possono essere all'ecosistema e possono magari far pensare che se si è piccoli si possono adottare altri comportamenti, perché se si sceglie la piattaforma aperta e interoperabile per eccellenza che esiste e si sanziona con provvedimenti antitrust, si può legittimamente pensare che se io sono una piccola app oppure se sto creando un modello di business, prima che diventi Google posso creare il mio modello chiuso, fare di tutto con i dati dei consumatori e così via. Quindi ecco, solamente un'attenzione agli effetti sul consumatore finale, che dovrebbe rimanere il protagonista di questo tipo di analisi. Grazie. Che poi è il cittadino, in ultima, noi parliamo di consumatore, ma è il cittadino, e siamo tutti noi. Ferroluzzi. No, sono Federico Ferroluzzi, sono professore di diritto privato, ma ho da 5 anni un corso di diritto e benessere, 40 ore che non sono poche. Diritto e benessere si occupa proprio dell'intervento del legislatore per la soddisfazione del contraente finale. Odio il termine consumatore. Il consumatore è una sanguisuga che si ha. Io non consumo niente, io sono un contraente, va bene? Quindi questo dico la prima lezione. No, una persona, un contraente, quindi non consumo proprio nulla. E qui mi sento un po' fuori lì. Puoi contrarre un po', se però picchiate prima di uscire, perché se lo scopo del legislatore è quello di dare benessere al contraente finale, siamo sicuri che debba essere invece rallentata l'innovazione. Cioè, noi siamo sicuri che lo sviluppo economico corrisponda poi al benessere del contraente finale. Il contraente finale che cosa, quali problemi ha? Non riesce a capire di cosa ha bisogno. E viene, io tutti i giorni come minimo compro 3 app e ne butto 4, perché non capisco bene, e io sono una persona, diciamo, come si direbbe a Roma, scafata su questo. Pensiamo al contraente medio comune. E quindi c'è da pensare questo, se lo scopo finale non è lo sviluppo economico, ma l'interesse del contraente finale, forse dobbiamo pensare in modo completamente diverso alla problematica, e quindi dare la possibilità al contraente finale di capire quello che sta facendo. Per farlo capire bisogna rallentare i tempi, anche a danno dell'economia. E detto questo scappo di assieme. No, Federico Ferroluzzi, un po' provocatoriamente, era il vecchio tema di Rodotà sull'alfabetizzazione elettronica, che oggi è alfabetizzazione digitale. Cioè, certamente ci sono fasce della popolazione stragrande, maggioritaria nel mondo, ma in modo massiccia, che non sanno assolutamente nulla di quelle che sono le opportunità, le possibilità. E poi ci sono le fragilità,
che in questa materia su 65 milioni che siamo in Italia sono almeno i due terzi, cioè mentre, perché sono quelli che non sono i nativi digitali e quindi necessariamente subiscono, chiedendo magari un nipotino come si fa a questo punto a scaricarsi un'app. Allora i grandi operatori, le piattaforme, gli over the top, secondo me dovrebbero fare molta formazione. Formazione non ideologica, ma informazione, nel senso università, enti di ricerca, cioè prendere un po' per mano in modo che si recuperi quel senso di cittadinanza. Perché io una volta che so anche scegliere. Nel momento in cui non so, la scelta è obbligata, cioè perché abbiamo paura dell'intelligenza artificiale? Perché ci fa fare un giorno delle scelte che non sono quelle che avremmo fatto noi se fossimo stati veramente liberi. Allora, se un ausilio ci aiuta, ci porta a qualche situazione di servizio in più, benissimo, però che a un certo punto la nostra vita venga instradata su un solco che poi al dunque non è detto che sia davvero confacente alle nostre aspettative, chiamiamolo così, di realizzazione umana nella pienezza, e allora certo che va rallentata, ovvio che non si può rallentare, no? Era tutta una provocazione, ma io il rallentamento lo vedo. Noi abbiamo fondato una rivista che è un elogio del pensiero lento, una rivista di diritto civile dove la nostra apertura è l'elogio del pensiero lento, della riflessione, del capire che cosa stiamo facendo, perché oggi invece il pensiero è velocissimo e alla fine anche a livello normativo annaspiamo. E forse qui Gian Piero Camilleri, visto che ha chiesto la parola, essendo un grande sociologo della comunicazione. Sì, non c'è nessuno, perché avete detto tutto voi negli ultimi passaggi, però voglio soltanto dire mettermi subito una parola di apprezzamento per la preparazione che i due parlamentari che qui sono presenti hanno dimostrato, che è un elemento molto, molto importante. Mi spiace che una sia andata via, ma le sarà riferito di sicuro, perché di questo c'è un bisogno estremo. Mi metto nel solco di Gambino, cioè se si fosse dovuto proiettare qualche cosa lì, io avrei immaginato una linea che portava all'innovazione tecnologica, che è abbastanza, diciamo, delineabile, perché c'è una competenza che anche in questa sala è stata dimostrata da parte di chi si occupa di queste cose, per cui insomma cresce, appunto un po', magari anche un po' troppo, eccetera. L'altra linea che hai dato Alberto dall'inizio, quando ha parlato dei figli che non sanno più valettare con i vecchi media, cioè, è quella della la linea dell'uomo contemporaneo, la linea antropologica, no? E credo che uno dei compiti fondamentali che abbiamo come Accademia sia proprio quella di cercare di vedere, di sovrapporre, di far coincidere, di mettere in contatto queste due linee, e mi pare che questi progetti anche sui temi come quello del benessere eccetera puntano in questa direzione. Quindi allora qual è, ecco, la domanda che ci si pone, oltre a un tentativo di collaborazione assolutamente importantissimo a livello interdisciplinare, quali sono le spinte di queste due linee che tendono una a schizzare verso l'infinito e l'altra invece, soprattutto nelle, diciamo, delle dimensioni più modeste della società, a rimanere stazionarie, eccetera. Sul primo la risposta è molto semplice, la logica profitto. Cioè, vedete, c'è la logica profitto, una logica legittimissima, purché sia chiaro che è quella la logica, che non è una, può essere una logica esclusiva. La seconda, ripeto Gambino, la logica del benessere, la logica della antropologica, l'adattabilità dell'uomo, la valorizzazione, l'insieme dei valori che portano l'uomo, magari soprattutto magari l'uomo di formazione, anche i giovani in particolare, a non farsi illudere da questi elementi qui, ma a poterli cavalcare in modo positivo, eccetera. No? Faccio soltanto un piccolo accenno a una cosa che tra l'altro mi travaglia anche personalmente. La mancanza di dialogo, per esempio, che tuttora sussiste in gran parte tra le università tradizionali con i loro curricula eccetera e le università telematiche, che è facile anche un po' disprezzare perché di fettacce ne hanno di tutti i tipi, ma diciamo l'incapacità di capire che non è assolutamente che è assolutamente necessario pensare che queste due metodologie debbano integrarsi,
soprattutto da parte delle più robuste nei confronti delle quelle meno robuste, che poi diventeranno però robuste. Ecco, questo è un progetto nazionale e internazionale di enorme portata, che tra l'altro, data la metà, andando a pescare i vecchi archivi, ho visto partire gente probabilmente che negli anni 70 con i congressi che faceva Pietro Primi a Perugia sull'Università del Mondo di domani. E quindi, ecco, questo credo che sia. Quindi invito ad accendere il proiettore mentale e in modo che queste due linee concedano il più possibile per questa collaborazione che senz'altro possiamo, dobbiamo instaurare tra di noi. Grazie Gian Piero. Prego. Io sono Maria Francesca Russo, sono un avvocato, mi occupo, sono appassionata di tecnologia, sono assistente del consigliere degli Cristoli. Volevo, insomma, forse chiudere un po' il discorso proprio su benessere e evoluzione digitale. Secondo me il quadro si chiude con l'educazione, cioè il benessere delle persone oggi non può essere non coincidente all'evoluzione tecnologica, perché purtroppo il mondo si dirige da quella parte, quindi ignorarlo e dire non usare il cellulare perché se no ti fa male alla salute oppure cosa stai facendo, e come posso dire, mette l'individuo, la persona, quindi non il consumatore come correttamente ha detto il professore, da parte. Cioè il mondo tecnologico ormai è proprio coincidente all'individuo, alla persona. Io faccio l'avvocato e vorrei creare appunto una startup proprio legale che consentisse alla persona di poter accedere a un servizio in via digitale in modo completo, però cioè rimanere fuori da questo mondo preclude anche a un professionista ormai di evolversi nel proprio lavoro. Quindi educare le persone proprio all'utilizzo delle applicazioni e della tecnologia digitale, secondo me, appunto, è l'anello che congiunge le due parti. E poi giustamente una regolamentazione attenta, come diceva appunto il collega startupper, bisogna conoscere bene come funziona, perché anche attivare un'applicazione ormai in cosa consiste? Trovare dei finanziatori, e chi sono questi finanziatori? Sono persone che appunto hanno delle disposizioni economiche molto ampie, e lì ci sono secondo me anche dei passaggi da regolamentare a livello contrattuale. Insomma, non è un processo molto semplice, e quindi questo consente anche a soltanto alcuni soggetti di potersi attivare nel mondo digitale, quindi questo non so quanto, insomma, anche in termini di concorrenza sia appunto corretto. Grazie. Dora? Solo una cosa al volo, io per esempio mi chiedo se non vi sia, soprattutto in questo momento, un accadimento sul tema della privacy. Io lo dico dall'associazione di elettorale, per cui devo avere 100.000, io non riesco più ormai a connettermi con Facebook perché mi richiede di fare tutto da capo. All'estero infatti l'evoluzione digitale è molto più ampia proprio per questo, cioè se uno va a Londra, ha prenotato su internet, cosa abbiamo la quelli così privato albergo, da regare, non ti chiedono nemmeno come ti chiami, chiedono il numero di codice. Invece qui c'è un accanimento ed è per questo anche che l'Italia rimane sempre indietro rispetto alle altre nazioni, proprio un punto di differenza. Io sono il presidente dell'Unione Nazionale Consumatori, quindi mi scuso di questo. E vivo questo contrasto interiore, perché appunto è la parola che non voglio più citare nel nostro brand, in un dominio che qualcuno che vedeva molto lontano depositò nel 98, perché il nostro sito è appunto consumatori.it, ops, l'ho ripetuto, ma vivo in un conflitto interiore anche perché parlare di benessere del consumatore mi mette a confronto con due valori. Quello della comodità, ho usato questa parola nel riportare in un tweet una bella frase del professor Gambino: consumiamo quel che ci è proposto sul vassoio, ha cominciato così. E questo è un po' il simbolo di quello che io ho chiamato comodità, per semplificare ulteriormente la parola benessere, perché la comodità è davvero un valore per il consumatore. Aggiungo, a differenza di quanto ho scritto nel tweet, perché ho detto a condizione che sia rispettosa della concorrenza, ma molto più praticamente a condizione che sia una comodità consapevole, così continuiamo a giocare con le. Ma quello che è il mio conflitto lo è perché purtroppo indosso la lente del giurista, quindi quando, come dice mia moglie, vedo una pubblicità, io non guardo la pubblicità ma guardo il supra
la sovraimpressione, spesso lo fotografo e mia moglie dice ma gioca con tuo figlio e goditi insomma la programmazione. Talvolta interrompo il programma perché il Supra, come ci insegna Raggi, come è troppo veloce o troppo illeggibile, quindi uso MySky più che per vedere programmi registrati per diciamo perché ho il pallino della pubblicità. Ma è un conflitto solo mio, perché il consumatore questo conflitto non lo vive. Il consumatore è innamorato della comodità, non si pone tanti problemi, vi dirò fra poco se è giusto che sia così, ma io invito i ragazzi ai quali faccio delle lezioni, dico sempre, ma se qualcuno da questa cattedra vi dice leggete i contratti prima di firmarli, vive in un altro mondo. Io le condizioni generali di Facebook le ho lette per lavoro e spero che nessuno di voi le abbia lette come utente prima di aderire a Facebook, anche perché non sarebbe stato così felice, perché chiaramente magari si innescano delle preoccupazioni. Tanto è vero che i contratti si possono non leggere prima di firmarli, prima di ricevere qualche penna in testa, che la stessa disciplina dei contratti di matrice europea ce lo spiega, perché indipendentemente dal fatto che io l'abbia letto o non letto, sottoscritto una, due, tre volte, se quella clausola è squilibrata non mi si applica. Quindi il legislatore europeo è consapevole del fatto che il consumatore non ha nessun interesse a leggere il contratto di assicurazione, ma a salire in moto, sulla moto appena comprata, regolarmente assicurata. Come dicono gli americani, nessuno compra una punta di trapano, ma tutti abbiamo bisogno di un buco nel muro per attaccarci qualcosa. Ora, si parla di giganti del web, si parla di abusi di posizione dominanti e quant'altro. Non, credo che voi come me conosciate la storia di alcuni giganti. Netflix non era ancora Netflix, mi dispiace che Natalia è la persona che ha citato la televisione in streaming. Non era ancora Netflix quando fa un'operazione commerciale che ha lasciato a bocca aperta tutti nel mondo della televisione. Perché cosa fa? Compra una sconosciuta fiction che gli era stata proposta, House of Cards, oggi noi tutti sappiamo chi è, ma fa un'operazione non di investimento, di scommessa su una fiction che avrebbe funzionato o non avrebbe funzionato. Ciò che lascia stupito tutto il settore è che, contrariamente a quello che si faceva all'epoca, compra due stagioni. Tutti compravano i format una sola stagione per vedere come avrebbe funzionato, se avrebbe avuto successo. Netflix compra due stagioni e se lo può permettere semplicemente perché fa buon uso del suo mestiere. Non era ancora Netflix per come la conosciamo oggi, ma già faceva bene il suo business, raccoglieva dati, sapeva perfettamente come i consumatori usavano la televisione, ma lo sapeva in un dettaglio che è davvero trascendente. Sapeva dove il programma veniva interrotto, i programmi che non venivano visti alla fine, perché non venivano visti, per quanto tempo venivano interrotti. E sapeva un'altra cosa, sapeva cosa il suo pubblico attuale amava. E Kevin Spacey, protagonista di quella serie, che poi ne ha anche decretato diciamo la prematura morte della serie sapete le sue vicende personali, era amatissimo dal suo pubblico. Questo investimento fa semplicemente tesoro di quello che era il suo modello di business, non ha leso la privacy di nessuno, perché non c'era nessun Mario Rossi che si è sentito usurpato dei suoi dati, e ha fatto il successo di quello che oggi è Netflix. Un altro dei grandi considerati predatori di dati dell'epoca moderna, e ce ne possiamo stupire perché non vende come Amazon prodotti di varia natura, ma vende un singolo specifico prodotto, è Spotify. Immaginate cosa succederà domani, quando la televisione, domani intendo davvero prima di Natale, cioè Sky, sarà disponibile anche su fibra. Ci sarà finalmente una convergenza tra la pubblicità come la conosciamo noi online, quindi i cosiddetti banner e molto di più profilati sui miei consumi, sapendo che ho fatto una ricerca sull'isola d'Elba, vengo tempestato, ma questa è la punta dell'iceberg, chiaramente le cose sono molto più raffinate. Immaginate di cosa accadrà quando costoro sapranno non solo cosa compro, che siti navigo, ma anche cosa guardo in televisione. La prossima partita dei mondiali, fra 4 anni, io vedrò nell'intervallo una pubblicità e voi ne vedrete un'altra a seconda di chi siete. Allora la domanda con la quale concludo e che mi mette in quel contrasto, in quel conflitto interiore, è: possiamo rimproverare a Netflix di essere diventato quel che è diventato,
o forse non rappresenta un esempio per chi, come veniva giustamente detto, deve essere leader nell'innovazione e nel benessere del consumatore. Prima dell'avvento di Spotify c'era un tema di diritto d'autore, c'era un tema di danno all'industria musicale. Spotify ha comprato librerie musicali a 2 lire quando i vecchi editori dormivano da piedi, e la storia di Netflix, che sapete fu lì per lì per essere comprata da Blockbuster, e poi gli esiti diciamo delle storie commerciali di queste due aziende sono noti a tutti, la conoscete. Detto questo, no, non è un elogio del mercato senza regole, attenzione. Noi denunciamo Netflix all'antitrust quando, molto tempo fa, per un semplice fatto: aveva la pagina di iscrizione in italiano e la pagina di disdetta in inglese, poteva essere semplicemente una trascuratezza, ma dava la dimensione del fatto che quell'operatore era più interessato alle acquisizioni che non alle disdette, che erano molto molto complicate. Oggi però quell'operatore ha capito la lezione e ci consente di disdire con un cenno del capo, così come possiamo attivare quel servizio. E quindi, venendo al tema delle app, siamo contro le app che non offrono nulla ma sono semplicemente una facciata per raccogliere dati. Ne esistono molte di app che non nascono per offrire servizi ma nascono per fare predazione di dati. Ma le app che offrono in cambio della dazione consapevole di dati dei servizi, delle utilità e delle comodità ai consumatori hanno diritto di cittadinanza. Una pagina nera del mondo app sono stati gli acquisti in app. Voi sapete benissimo quanti consumatori sono stati defraudati anche per colpa dei loro figli minori che giocavano con i device, per colpa di questi acquisti. Non è finita però. Non è finita, ma diciamo che già la normativa è molto più severa, ci piacerebbe che fosse ancora più stretto quel tempo di autorizzazione all'uso delle carte. Ma se focalizzassimo soltanto sulle app, il problema, sapete la storia che viene dall'altra parte degli Stati Uniti, degli speaker che registrano quasi a nostra insaputa degli ordini, la storia di Amazon Alexa, un po' a confine tra realtà e fake news, per cui una bambina texana di 6 anni si è ritrovata una casa delle bambole da 170 euro e una scatola di biscotti da 2 kg, semplicemente perché ha chiesto ad Alexa che ne dici di giocare con la casa per le bambole e mangiare contemporaneamente dei biscotti, colpa di genitori inconsapevoli che non avevano bloccato gli affissi. Onorevole Moore, conclusione, visto che poi lei si deve... Grazie. È stato un dibattito molto interessante, anche perché molte delle tematiche da voi trattate poi non sono di nostra stretta competenza, quindi noi cerchiamo di fare da spugna e di assorbire quante più cose possibili, anzi se poi avrete piacere di scrivermi e di condividere una serie di cose dentro, siamo molto, assolutamente a disposizione, anche perché io porterò avanti il lavoro sia in Commissione Attività Produttive che nell'intergruppo parlamentare per l'innovazione che è stato rinnovato, che c'era nella precedente legislatura e che adesso sarà appunto l'intergruppo tra tutte le forze politiche per trattare questi temi, per cui sulle tematiche specifiche consideratemi e il Partito Democratico a disposizione per interloquire in questo senso. Di tutti gli spunti c'è in particolare due cose che vorrei aggiungere che mi risultano interessanti, ovvero il fatto che quando si parla del modo di essere dirompente dell'innovazione tecnologica e del cambio che l'innovazione tecnologica porterà nel sistema economico, dobbiamo stare molto attenti a che non accada le profezie autoavverante, sì, ovvero quello che è accaduto in particolare nella prima fase della globalizzazione, quando in Occidente si è fatto l'errore di dire l'industria sarà morta, l'industria sarà tutta nei paesi in via di sviluppo, ci saranno solo i servizi, e in questa maniera non si è tutelata l'industria e si è lasciata andare l'industria il più possibile verso i paesi in via di sviluppo. Quello che noi, sia da legislatori che da associazioni di categoria, intellettuali e tutti la classe dirigente dovrà evitare, è quello di pensare che il cambiamento della tecnologia sarà così dirompente che i lavori spariranno e che la robotica sostituirà il lavoro umano e che l'automazione ridurrà completamente quella che è l'occupazione attuale, perché quanto più pensiamo questo, tanto meno metteremo in atto delle attività per poter difendere il lavoro così com'è. Quindi io sono
diciamo, sulla cresta dell'onda di chi è affascinato dall'innovazione, mi rendo anche conto di quanto noi dobbiamo fare per difendere l'occupazione così com'è e per far sì che ci sia un'integrazione tra innovazione tecnologica e tutela dell'occupazione. E questo si ricollega poi alla tematica più importante di tutti per la nostra, per i giorni che stiamo vivendo e per gli anni futuri, ovvero il tema della formazione. Sappiamo, abbiamo letto da autorevoli intellettuali e sappiamo, diciamo, nei dibattiti che facciamo, che il modo migliore per poter affrontare i cambiamenti che l'innovazione tecnologica porterà e la competizione globale che ci sarà paese per paese è quello di investire sempre di più sull'educazione, educazione continua e sul capitale umano. In questo, proprio perché ci sono due terzi del paese che non sono nativi digitali e che ancora che vengono lasciati nel corso degli anni fuori dal sistema formativo e dal sistema lavorativo, proprio perché nella generazione di 30 anni fa il cambiamento tra un lavoro e l'altro era intergenerazionale, quindi il genitore faceva una cosa, il figlio ne faceva un'altra magari voluta. Ad oggi il cambiamento è intragenerazionale, cioè il rischio di cambiare lavoro nel corso di 5-10 anni e dover ricominciare da capo. Quindi io penso che le forze politiche dovranno immaginare uno sforzo enorme in termini di investimento sull'educazione. Penso che una delle tematiche che dovremmo dibattere a livello europeo sarà quello del togliere gli investimenti in formazione ed educazione dal fiscal compact, per esempio, quindi far sì che si possa scomputare anche dai criteri di bilancio europei quelli che sono gli investimenti in questo senso. Penso che dovremmo copiare quanto di buono sia stato fatto in altri paesi. Per esempio, io ho vissuto qualche anno a Singapore, ho visto come, diciamo, uno Stato che ha delle caratteristiche simili alle nostre, pur essendo molto diverso, abbia investito negli ultimi anni sulla formazione continua con il meccanismo del second skilling, che è un meccanismo per cui lo Stato finanzia la formazione continua, in particolare la formazione digitale di persone mentre fanno un altro lavoro. Quindi un tot di ore alla settimana vengono dedicate a imparare un nuovo lavoro potenzialmente digitale nel mentre viene svolto il proprio lavoro. Ecco, ci sono una serie di cose che la nostra classe politica dovrà assolutamente fare, dovrà mettere in essere, perché altrimenti rischiamo davvero di perdere il treno, non tanto nei confronti dei robot che ci toglieranno il lavoro, quanto nei confronti dei nostri paesi competitori che invece su quello investono e ci porteranno via crescita economica e occupazione. E infine sono d'accordo con quanto diceva la persona che mi ha preceduto, nel senso che la crescita economica è indubbiamente l'obiettivo, diciamo, principale di chi fa attività politica, perché vuol dire ovviamente tutelare, aumentare l'occupazione e dare lavoro ai propri cittadini, ma non dobbiamo vivere, diciamo, nel mito soltanto dello sviluppo economico e basta, se questo invece vuol dire andare a ledere diritti piuttosto che andare a aumentare le diseguaglianze. Ecco, siamo in un periodo in cui lo sviluppo economico ha teso ad aumentare le diseguaglianze più di quanto invece le abbia contenute. Ecco, io penso che il nostro ruolo, il ruolo della politica, sarà sempre quello di fare da abilitatore di un maggiore bilanciamento delle diseguaglianze che l'innovazione tecnologica e il capitale portano, facendo arricchire un numero minore di individui, e invece la popolazione che deve avere un vantaggio comune maggiore. Grazie.